Ed eccoci qua, tutti dentro il tartaro. E questa volta niente abiti strani, solo le uniformi ufficiali. Dobbiamo scegliere la squadra ora. Sono tutti al 99, sono tutti abbastanza pronti, ma sicuramente mi porto Aegis. Sicuramente mi porto Koromaru perché c'ha debilitazione. Mi porterei Yukari per le cure. Questa è la squadra finale. Tu hai qualcosa da dirmi? Finalmente arriverai presto in cima alla torre per superare le sfide. Farò del mio meglio per assisterti fino alla fine, così che tu possa raggiungere la vittoria. Ti prego di venire da me se sentissi di svenire la tua forza, ti curerò. Ma smettila, mi curi? Davvero? Che bello, ma mi curi anche gli SP o solo la vita? Perché cacchio, se mi cura anche gli SP, tanto di guadagnato, eh. Ragazzi, andiamo. Fa vedere. Bello, ma è un cannone con le ali. L'arco di Yukari carino. E vabbè, Koromaru Porello, lui non ha avuto l'arma nuova. Ci aspetta l'ultimo piano, la cima. La strada è aperta, dovrebbe condurre al posto in cui ci ha parlato Ryoji-kun. Percepisco una presenza molto potente al piano superiore. Ma questa sensazione è un umano. Fai attenzione, ti prego, sento la presenza degli strega. Sono davvero qui, massima allerta. Dunque, andiamo? Sì, andiamo. Tutti pronti, si va a fare a botte. Addirittura? Però c'è una cosa che effettivamente potremmo fare stasera, perché loro ci danno ancora la possibilità di stare qua dentro. Io ho salvato, questo è l'ultimo giorno. Se mai mi viene voglia, prima di giocare il New Game Plus, di farmare un pochino, sono qua. Oh, la madonna, quanto è grande sto piano. Rubino, così, subito. Ma porca. Forse, allora guarda, la butto lì. Forse questi ultimi piani sono la fonte principale di farming di Rubino. Anche perché, mettiamocelo un attimo alla prova questa cosa. Secondo me, in questi ultimi piani, sapete che l'altra volta vi dicevo che non c'erano le carte del re? Secondo me, in questi ultimi piani, se ovviamente ottieni l'impeto arcano prima, puoi ottenere le carte del re. E sarei curioso di vedere che cosa c'è oltre quelle della regina, con per esempio carica, concentrazione, mano di Dio. E la nostra primissima mano arcana di oggi. Infatti in questo piano la carta più alta è già la regina, il che vuol dire che la prossima sarà sicuramente il re. Sai che ti giuro? Per i fatti miei, quasi quasi ovviamente si parla dopo che avremo fatto questa parte, mi metto e farmo un po'. Altra chiave. Sì, sta arrivando il mietitore, lo so. Ci stiamo avvicinando al capo degli strega. Rilevo un segnale al piano di sopra. Una volta incontrato, dubito che riusciremo a evitare lo scontro. Qui c'è il teletrasporto però, prepariamoci come si deve. E allora, visto che tanto il piano l'abbiamo già sbloccato, fammi vedere uno in che modo mi curi, giusto per capire. Se mi dai anche gli SP, cosa che non abbiamo usato. Gli SP e gli HP totalmente ripristinati. Fantastico, grazie. Oh, guarda, per mettersi a farmare quest'ultima giornata potrebbe essere molto buono avere lei che resta qui a curarci. Però se non ricordo male, anche la Venza l'ultimi giorni forse ci curava gratis. Non vorrei dire una cavolata. E via. Pensavo già di trovarlo qui. Sconfiggi gli strega. Stando al segnale, la via per salire è bloccata. C'è un solo segnale però, non sono insieme. Non so cosa hanno in mente, ma per il momento possiamo solo salire. E i nostri compagni sono qua che ci aspettano. In questa battaglia diamo il massimo, sono sicura che farà lo stesso anche lui. Per questo non possiamo perdere, non qui. Ok, qua in pratica ti dicono, non puoi tornare indietro. In realtà potrei, però, dettagli. Se vuoi cambiare i tuoi compagni, puoi farlo già anche adesso, nel caso tu perdessi. Non dimenticherò mai questo viaggio, Oh, ma guarda un po'. Chi è? Ma guarda un po'. Ci sta aspettando. L'unico modo per superarlo è combattere. Sei pronto? Capito, andiamo. Allora, Jin. Dove vuoi che sia? Di sopra? Takaya nara saki e itte morota. Ano hito wa washi nanka yori. Già, tu sei destinato a creparci, fra. Ma va, davvero? Chi l'avrebbe mai detto? Beh, perché sono evocatori. Ah, ok. Addirittura. E se lo dicono loro. Ok, questo già però mi dà un indizio su quello che io pensavo.
Quindi lui e Takaya non sono collegati, nonostante, come dicevo, l'aspetto era molto simile. Io fino a un certo punto ho pensato che fossero addirittura collegati. E fin là, va bene, lo sapevamo ormai. E fin là, era ovvio. Proprio per questo potresti dircelo? Sai, curiosità? Disse l'uomo dai capelli blu. Sì, un sacco di stronzate. Beh, non siete gli unici che stanno per morire. Anche fin troppo, dai. Facciamo a botte. Mostrami cosa sai fare veramente, finalmente. Tu e le tue maledettissime bombe a mano. Fai pure. Siamo qui per quello, no? Allora, io mi concentro. Non sprecherò la teurgia ovviamente per lui. Tu, se puoi, inizia già a boostarti un po'. Già che la barra scende così, Dio mio. Debilitazione, ovviamente. Bravo cagnolino. E tu, visto che sei già in teoria appunto concentrata, Garudine. Ok, 1400, porca troia. Certo. Se riesci a utilizzare le debolezze prima di morire, volentieri. Carina l'animazione. Evitalo. Ma no, poverino. Quindi elettrico. E di nuovo la luce sul cane. Bravo, bravo stronzo. Fai del male a un povero cane indifeso. Ah sì? Questo è quello che vuoi? Proiettile del peccato! Ok, speravo un pelo di più, ma va bene uguale, onestamente. L'importante è che io e Aegis arriviamo alla teurgia massima. Tu, Koromaru, scansionamelo. Ovviamente non aveva debolezze, ma almeno sappiamo cosa non usare. Quindi almeno possiamo attaccare tranquillamente. Ok, siamo già a metà vita. Anche Koromaru è già arrivato alla teurgia, che sarà molto utile in realtà grazie alla sua teurgia di darci la carica. Quello è ovvio. Sarebbe anche l'ora. Granata accecante, eh? Urca troia. Chi è in confusione? Povero Koromaru. Dunque, carica. Stavo pensando di usare già la sua teurgia, ma no. Non adesso, perlomeno. Non avrebbe senso. Sai che ci speravo? Ci speravo si curasse. Vabbè, chi se ne frega. Una roba che tanto non avremmo mai usato. Curiamo Koromaru, che non si sa mai. Che magari mi butta via i soldi, più che altro. Se ti piacerebbe. Noi, i nostri attacchi sono tornati normali. Ma questo non vuol dire che siamo più deboli. Lama celeste! Non mi ricordo se ho tolto Loki, mi sa di sì però. Però andiamo, ragazzi. Perché volevo usare l'attacco divino perché era atterrato, però va bene anche questo, dai. Vedo che resisti al nostro attacco, eh.
D'accordo, d'accordo. Continua pure. Che palle che fa sempre un colpo solo però, eh. Attacco ristabilito, sì sì sì. Però tu continua a debilitarlo. Ecco fatto, bravissimo Koromaru. Anche tu ti urgi al massimo, però per ovvia sicurezza curaci tutti. Onesto, pensavo sarebbe resistito molto di meno. Autodistruzione? Vediamo. Oh, si è curato? Porca troia. Però si prende un grande, una grande botta di male. Ok. Sostanze dopanti. Che gli frega questo? Sta per creparci, voglio dire. Tanto vale provare, no? Carica di nuovo. Sai cosa? Dai, proviamo un colpo. Voglio vedere quanto gli facciamo. Tanto lei è facile da ricaricare dopo. Ok, un po' di resistenza ce l'ha. Forse le sostanze dopanti gli hanno aumentato anche la difesa. No, gli ha solamente dato carica e concentrazione. O forse gli ha aumentato l'attacco e basta. Comunque, io ti debilito ancora. Ecco fatto. Beccati questo. Ok. Megidolan. Bravo lui. Wow, 170, incredibile. Bravo Fra. Però c'ha una, come si chiama, una carica, una concentrazione continua. Cioè fino a che non muore lui continuerà a fare carica e concentrazione. Mi spiace, è la tua fine. Questa volta non sopravvive. No, è sopravvissuto. Forse però, no, pensavo di trama, sai. Pensavo che rimanesse con tanto di vita così apposta. No, era solamente stato fortunato e basta. E addio Takaya. No, Jin, scusami. 132, non male. Già, mi spiace. Todome sasanden ka Takaya no tame yattara washi wa donna koto ka te suru de. Perché ha dato un senso alla mia vita? Che novità, vabbè. Kirijo no te de atsumerareta kono Tartarus naka o sagurasu tame. E fin là ormai lo sapevamo. Kedo jikken de muri ni hikidasu persona wa shizen kakusei to wa chigau. Seigyo ni mondai ga deru. Kettai da kusuri nondoran to saiyaku jibun jishin no persona ni yararete mau. Sì, sì, mi ricordo Chidori. Jikken toketsu made no hantoshi de tattano 3人 ya. Sonna. Già sono 3人 ga. Io, Chidori e Takaya. Omae tachi mo Kirijou ni unmei o mote asobareta higaisha nano ka? Takaya wa washi o sono yami kara tsure dashite oshiete kuretan ya. Kako ni torawarezu mirai o nozamasu ima kono shunkan dake o ikiru. Beh, ha senso però. Sì, anche perché loro alla fine non è che vogliono vendetta. Vogliono solo che il mondo venga distrutto. Viene con noi. Ora dice di no. Lo sapevo. Andiamo, ce ne va. Wow.
Ragazzi, è il momento di andarcene. Esatto. È il momento di andarcene, forza. Beh, addio. Adesso si fa saltare in aria. Kink. Vediamo. Lo sapevo. Dio mio, se lo sapevo. Era talmente ovvio. Esatto, andiamo avanti, va. Non guardate al passato. Che diavolo era quello, cosa vuoi che fosse? Però, questo vuol dire, e se lo faccio? Sai che, allora, solo per tentativo lo farei, solo per vedere se succede qualcosa. Uovo prezioso, vabbè. E se però poi sminchio tutto? Funzionare funziona. Curaci tutti. Torniamo di sopra. Adesso vedi che la porta è chiusa e non si apre. Oh no, non c'è più e non c'è neanche il cratere dell'esplosione. Ok, no, si apre la porta, si apre.